Ha facoltà di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Prego, senatrice. Sì, grazie. Comunico anche che ovviamente la nostra questione pregiudiziale è stata posta sul DDL così come nel testo che proviene dalla Camera, ma che le questioni pregiudiziali, le questioni di merito dal punto di vista dei profili di costituzionalità che noi poniamo in questa nostra questione pregiudiziale si possono tranquillamente sovrapporre al maxi emendamento che è stato presentato in commissione, che non so in quale veste sarà poi ripresentato in aula. E lo dico con molta chiarezza, siamo abituati evidentemente in quest'Aula che le opposizioni tendono a presentare, diciamo, questioni pregiudiziali, soprattutto sotto i profili di costituzionalità, sui temi, sui DDL più importanti. Ma e rischia delle volte, diciamo, di sembrare semplicemente un passaggio rituale che deve essere consumato. Noi abbiamo invece voluto, e quindi richiamo l'attenzione di tutti, presentare questa questione pregiudiziale perché, guardate, mai come su questo disegno di legge, di delega ancora una volta, vi sono degli elementi, molti elementi, molti articoli che sono a nostro avviso in netto contrasto con alcuni principi e alcuni articoli costituzionali. E questa avrebbe dovuto, proprio per questi profili molto delicati di costituzionalità, avrebbe dovuto indurre seriamente la maggioranza e il governo a prendere in esame quella che era stata la nostra proposta, che tra l'altro nel vostro maxi emendamento avete dimostrato che era tecnicamente possibile, e cioè quello di dividere la questione che riguardava il piano delle assunzioni e quindi il tema molto delicato del precariato dalla riforma complessiva della scuola, che aveva la necessità, proprio per questi profili anche molto delicati di costituzionalità nel merito, doveva avere la possibilità di essere discussa in un tempo successivo, con calma, con una grande consultazione nel Paese. Una consultazione che in qualche modo vi ha già detto quali sono con chiarezza i punti che non possono essere tollerati se davvero si vuole fare il bene della scuola per il futuro del nostro Paese. Perché tutte le iniziative, le manifestazioni, le assemblee che sono state fatte in tutte queste settimane, in questi mesi, dicono che il mondo della scuola, tutti, anche la gran parte di quei presidi che voi volete, diciamo, volete sembrare di esaltare in questo disegno di legge, sono assolutamente contrari a questo disegno di legge. E la prima questione, che ha un rilievo di molto serio e che tra l'altro, guardate, è l'assunto fondamentale anche della scuola pubblica, riguarda il fatto che questo disegno di legge innanzitutto mette in discussione la libertà di insegnamento e quindi è in netto e chiaro contrasto con l'articolo 33 della nostra Costituzione. Ma voi, ne abbiamo discusso molte volte, ma è evidente a tutti che così come è stato confezionato questo disegno di legge, e penso alla questione del potere dei presidi, è assolutamente chiaro e evidente che questo si pone con il principio cardine su cui si fonda appunto l'articolo 33 della nostra Costituzione, che è la libertà della ricerca, la libertà dell'insegnamento, e che è davvero una delle questioni che è stata a lungo e profondamente discusso, tra l'altro, nell'Assemblea
costituente. E non solo, ma mettere in discussione, quindi in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, significa che questo potere, tra l'altro, di chiamata del preside, che lei comprende bene, Presidente, che forse ha a che fare un po' con il mondo della scuola, indirettamente, è evidente a tutti che non può che aprire la strada non solo a operazioni magari anche poco trasparenti di clientelismo, ma rischia chiaramente anche di poter costruire addirittura delle scuole di tendenza, cioè delle scuole in cui vi è, a seconda della cultura, dell'ideologia del preside stesso, una costruzione anche addirittura ideologica di tendenza da scuola a scuola. Non è un argomento peregrino, è una delle questioni fondamentali che noi abbiamo posto, che il mondo della scuola e degli insegnanti a posto. E quindi questa è una delle questioni che noi su cui chiediamo con chiarezza di, anche all'Aula, Presidente, di non sottovalutare questo voto sulla pregiudiziale, perché questo punto, in particolare questo che riguarda l'articolo 33 e quindi la libertà dell'insegnamento, è una delle questioni fondamentali da cui poi se ne possono dedurre molte altre. E potremmo continuare. L'altra questione che, per quanto ci riguarda, sempre legata allo stesso potere del preside e non è da sottovalutare, è che a nostro avviso è anche in contrasto col quarto comma dell'articolo 97 della Costituzione, perché è evidente a tutti che la discrezionalità nella chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico annulla di fatto la validità, appunto, delle graduatorie vigenti, quindi a nostro avviso è in contrasto palese con il comma 4 dell'articolo 97 della Costituzione. E poi, Presidente, ancora una volta noi ci troviamo di fronte a 8 deleghe che sono contenute all'interno del disegno di legge, che sono delle deleghe su materie assolutamente delicate, e ne potrei citare alcune. Pensiamo alla questione che riguarda materie come l'integrazione della disabilità, quindi tutto il tema del sostegno, alla questione della valutazione degli studenti, alla tutela contrattuale dei diritti dei lavoratori, e quindi qui abbiamo un doppio profilo delicato dal punto di vista costituzionale, in parte per quanto riguarda le deleghe, quindi la coerenza con l'articolo 76 della Costituzione, e dall'altra con l'altro elemento che non è assolutamente trascurabile, che riguarda l'articolo 34, l'articolo 39 della Costituzione stessa, per quanto riguarda i temi che riguardano la contrattazione collettiva. Ma ritornando all'articolo 76, certo, siamo abituati ormai, ma con tutto quello che è avvenuto noi ci siamo trovati di fronte, l'ha spiegato benissimo la collega Petraglia, ad un ostruzionismo della maggioranza che ha impedito di fatto il lavoro della Commissione, perché il motivo era uno solo: non si è voluto fare neanche un voto, neanche sul famoso ordine del giorno per quanto riguardava la questione, per esempio, dello stralcio, perché si aveva difficoltà con i numeri in Commissione. E questa questione, che era una questione ovviamente che la maggioranza non ha avuto il coraggio di affrontare, e quindi di assumersi le responsabilità e di confrontarsi, ha fatto in modo che ci fossero soltanto operazioni dilatorie per impedire, quindi una pantomima incredibile, inventandosi chissà quale ostruzionismo delle opposizioni, per fare in modo che lo schema di gioco fosse sempre lo stesso, e cioè che all'ultimo minuto si arrivava, ovviamente si diceva c'è fretta, c'è necessità, e quindi bisogna portare il disegno di legge in aula. Si è fatto in modo di mettere in modo un meccanismo di propaganda biega, in cui sulla pelle degli insegnanti, sulla pelle dei precari,
Si è detto che noi stavamo impedendo la possibilità delle assunzioni e poi si è dimostrato e si è voluto mettere in campo la storia delle assunzioni dicendo che se non veniva approvato il disegno di legge queste saltavano a causa degli emendamenti dell'opposizione, quando nel maxi emendamento stesso la riforma in realtà viene rinviata al 2016-2017 a dimostrazione che si poteva benissimo fare l'operazione delle assunzioni. E tutto questo, e si chiede la fiducia, si mette in moto il meccanismo della fiducia ancora una volta su un disegno di legge che contiene 8 deleghe, quindi in contrasto ancora più forte con l'articolo 76. Dopo aver costruito, siamo abituati, lo schema di gioco è sempre lo stesso, ma noi, Presidente, non possiamo più permettere che questo avvenga. Si danno deleghe in bianco, non si impedisce alla Commissione di discutere, si è impedito alla Commissione di fare un voto perché avevate paura di andare sotto e quindi vi siete inventati il meccanismo dell'ostruzionismo per arrivare in una farsa. Presidente. Chiudo, Presidente, quindi i profili, torno a ripetere, sono di totale incostituzionalità sui punti di cui sto parlando. E chiudo dicendo, sempre per quanto riguarda l'articolo 33, voi con questo disegno di legge, con il meccanismo dei bonus fiscali, voi mettete in discussione un altro principio cardine della Costituzione, per cui gli enti privati possono legittimamente e liberamente organizzare l'istruzione e la scuola, ma senza oneri per lo Stato. Voi introducete delle norme che favoriranno le disuguaglianze, che faranno pagare con i soldi di tutti i lavoratori magari e dei pensionati le scuole al ceto medio più alto. Questo è quello che state facendo in totale disprezzo della scuola pubblica, in totale disprezzo di tutti gli articoli cardine della nostra Costituzione. Per questo motivo, e chiedo anche a tutti coloro che si oppongono a questo disegno di legge, di non prendere sotto gamba la questione della pregiudiziale, ma di dare un voto favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità per ristabilire la verità, che questo disegno di legge deve essere affossato perché è in contrasto con la nostra Costituzione. Grazie. Grazie.